Soffermo qui, sto salendo verso il Casale Androni, più precisamente verso la Ponte San Leonardo, ma non vado alla Ponte San Leonardo, questa è l'ascesa dove sono arrivato, la mia auto in sosta, la bicicletta, questo sarebbe il lato sud che sale un po' e guardiamo a 360 gradi, una giornata splendidamente serena. Il sole che sta qua sopra la montagna, qui in fondo, in questa valle c'è il vallone Fermentino, adesso indico con una mazza. Questo è il vallone Fermentino, questa è l'accesa a Carnevale dove ho lavorato con la Lampora per la forestazione e deforestazione dei boschi nel 1988-89, Monte La Ciocca. E lì si intravede, ecco qua, è un po' occupato a cose, Monte Velino. Adesso ingrandisco un po', sì, Monte Velino. E qua ci sono gli arbusti alberi, si vede bene. Questa qua è Candelecchia. Candelecchia sta là. Vabbè, adesso proseguo l'ascesa. Devo mettere i guanti alle mani, sennò qua è un po' freschino. I guanti, questi sono dei guanti speciali, veramente proteggono. E il passamontagna ce l'ho fino abbastanza. Ah, dimenticavo. Vorrei far vedere in particolare questa splendida recinzione. Bella, questo è un muro. Rimpiccolisco. Questo è un muro vecchio, ha degli anni, una leggera pendenza, è ben curato, comunque è pieno di muschio e prosegue fin lì. Alberi di quercia sono integri, non sono stati tagliati perché qua ogni tanto c'è qualcuno che è lungo le strade la notte piglia e taglia, distrugge, taglia con la motosega, tagliano. Questi sono da belle galere. Qui vediamo il humus, vedi questo qua? Questo, se uno viene, raccoglie questo qua e fa tutto con cime, per i vasi e per l'orto. Vedi? Veramente buono. Oh, adesso io proseguo l'ascesa e contempliamo. Qua il vento ha buttato a terra cosa, la recinzione. Questa è zona frequentata dagli orsi, ogni tanto qua scende a valle l'orso, ha fatto strage.